Mazara blitz antidroga della polizia, scatta l'arresto nei confronti di due incensurati. Partanna truffa dell'anello a un anziano, intervengono i carabinieri e arrestano tre palermitani. Trapani aeroporto, stamattina nuova riunione con alcuni sindaci del territorio. Mazara periferie degradate, ecco il dossier predisposto dall'Istituto di Ricerca il 2000. Trapani ammodernamento energetico degli ospedali, l'ASPA caccia di fondi europei. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo che apriamo con la cronaca. Iniziamo da Mazara, dove ieri pomeriggio la polizia ha eseguito un doppio blitz, il bilancio di due arresti scattati nei confronti di altrettanti incensurati mazzaresi. Sentiamo. Ennesimo blitz antidroga a Mazara del Vallo da parte della polizia. Questa volta le manette sono scattate nei confronti di due giovani incensurati accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli arrestati sono il 21enne LVB e il 29enne CI, colti in flagranza ieri pomeriggio dagli agenti della squadra Pegaso della sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza mazzarese. In totale inoltre i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre 2 kg di hashish. Dall'attenta analisi del territorio, fanno sapere dal commissariato, erano già state individuate come probabile epicentro di una massiccia attività di spaccio di sostanze stupefacenti le abitazioni dei due mazzaresi. Non è passato inosservato ai poliziotti infatti il via vai sospetto di persone, soprattutto nelle ore serali e notturne presso le due abitazioni. Così ieri è scattato il blitz della polizia nelle case del 21enne e del 29enne. Nel dettaglio, durante le perquisizioni domiciliari a casa del 21enne, la polizia ha trovato 16 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,6 kg, mentre all'interno dell'abitazione del 29enne sono stati rinvenuti e sequestrati 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, in attesa di essere giudicati dall'autorità giudiziaria con il rito direttissimo. A Partanna invece i carabinieri della locale stazione hanno arrestato tre palermitani che avrebbero raggirato un anziano. Sentiamo. Controlli del territorio a Castelvetrano e Partanna lo scorso weekend da parte dei carabinieri. Il bilancio è di 3 arresti e 8 denunce a piede libero. Le manette sono scattate nei confronti dei presunti autori di una truffa orchestrata e messa a segno ai danni di un anziano. Gli arrestati colti nella flagranza del reato sono il 27enne Giovanni Salafia, il 59enne Michele Fascia, il 55enne Michele Valentino, tutti e tre palermitani e noti alle forze dell'ordine. Gli arresti sono scattati venerdì scorso a Partanna, opera dei militari dell'arma della locale stazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tre avrebbero avvicinato un anziano partannese mentre passeggiava nei pressi del mercatino rionale settimanale in piazza Galileo Galilei e dopo essersi presentati come ufficiali della Marina Militare sarebbero riusciti a impaccare al povero malcapitato un anello da donna privo di valore dietro il pagamento di ben 3.000 euro. I presunti truffatori però sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri che li ha immediatamente fermati. A seguito di una perquisizione personale i militari hanno trovato addosso ai palermitani falsi bigliettini da visita dello Stato svedese di varie pietre preziose contraffatte nonché dei 3.000 euro sborsati dall'inconsapevole vittima del raggiro. I soldi sono stati prontamente restituiti all'anziano mentre i bigliettini e le pietre contraffatte sono state sequestrate. I tre palermitani, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti ai domiciliari. Le denunce a piede libero, invece, sono scattate tutte a Selinunte nel corso di alcuni controlli specifici eseguiti dai carabinieri. I reati contestati sono stati a vario titolo ricettazione, violazione delle prescrizioni della misura di sorveglianza, guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente. Una giovane è stata invece segnalata alla prefettura di Trapani per uso personale di sostanza stupefacente. Ancora cronaca, a Marsala la polizia ha arrestato un romeno in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Vediamo.
La polizia di Marsala nei giorni scorsi ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un romeno. Si tratta del 28enne Ionut Adi Balan. Il mandato di arresto è stato emesso dalle autorità romene per guida in stato di ebbrezza. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale aveva segnalato la presenza del giovane nel territorio lilibetano. Il 28enne è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato marsalese in un'abitazione di Contrada Sant'Anna. Compiuti i necessari accertamenti è stato comunicato l'arresto del 28enne ai colleghi del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Ionut Balan, al termine della redazione degli atti di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Trapani. La Corte d'Appello di Palermo, nella giornata di ieri, ha convalidato l'arresto e ha sottoposto il 28enne alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Incendi in Sicilia, nelle operazioni di spegnimento è stato coinvolto anche un elicottero dell'Aeronautica Militare di Stanza a Trapani. Sentiamo. Doppio intervento di un elicottero dell'Aeronautica di Trapani per lo spegnimento di alcuni incendi divampati ad Altavilla nel Palermitano e a Campofranco in provincia di Caltanissetta. Ieri sera l'equipaggio dell'89° centro Cisar è decollato dalla base di Birgi intorno alle 18, giunto ad Altavilla l'elicottero ha effettuato 17 sganci per un totale di 11.900 litri di acqua. Nell'altro intervento l'elicottero ha domato un incendio in Contrada Sant'Elia nel comune Nisseno. L'equipaggio dell'elicottero ha effettuato in questo caso 18 sganci rilasciando 12.600 litri d'acqua. Sul posto da terra hanno operato altre forze. L'ordine di decollo per l'elicottero dell'82° centro Cisar è giunto dal comando operazioni aeree di Poggio Renatico in coordinamento con la sala operativa unificata permanente della regione siciliana. L'HH-139A fa parte degli assetti delle forze armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia a seguito di un accordo siglato lo scorso 8 giugno con la Protezione Civile Nazionale e con la regione siciliana. Sarà l'Urega di Trapani a espletare le procedure di gara per la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria a Mazara del Vallo. L'investimento complessivo per circa 1.200.000 euro è possibile utilizzando residui di mutui ordinari contratti anni addietro dall'ente con la Cassa Depositi e Prestiti. L'Urega nelle prossime settimane pubblicherà l'avviso e che sarà inoltre pubblicato anche sul portale istituzionale del comune mazarese. Nasce in Sicilia il club degli ecocampioni, comuni che si distinguono per una efficace gestione della raccolta differenziata di carta e cartone. La presentazione è avvenuta ieri a Taormina alla presenza dei rappresentanti di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi in Cellulosa. Nel club siciliano sono stati inseriti soltanto 22 comuni, tra i quali quello di Alcamo, che ieri era presente all'iniziativa con il sindaco Domenico Surdi. Parliamo adesso dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Stamattina nuova riunione all'interno dell'aerostazione. Sentiamo. Se dovesse succedere che la quinta commissione non si riunisce, ma anche il numero legale, chiediamo un incontro velocemente con il presidente Musumeci, perché alla fine poi tutto dipende dal presidente, insomma, ognuno si deve assumere la propria responsabilità. Chiediamo un incontro istituzionale. Se questo non ci dovesse essere dato nel giro di pochi giorni, andremo spontaneamente, tutti i sindaci, ma tutti i cittadini, se vogliono venire, benvengono a perorare il problema dell'aeroporto, perché non è un problema semplicemente dei sindaci, è un problema di tutti. L'abbiamo visto questa mattina in modo molto tranquillo, quanta gente ha partecipato a questa assemblea, che non è un'assemblea, era un incontro che noi teniamo da diversi martedì con la Regeste per fare il punto della situazione e per tenere alta l'attenzione sull'aeroporto di Birgi, che è fondamentale per l'economia, per lo sviluppo, per la creazione di posti di lavoro, per tutti quelli che hanno investito, ma per i cittadini che vanno in giro per il mondo, per i nostri ragazzi. È un aeroporto fondamentale allo sviluppo socio-economico di questa provincia. Noi da qualche mese facciamo questa riunione, visto che la sensazione che abbiamo avuto è che Palermo
così prendono il tempo che vogliono. Io spero che non sia in questo modo e che oggi si riunisca questa commissione, ma il fatto che si riunisca la commissione non significa che è finito qua, perché poi questo deve andare all'assessorato al turismo e quindi seguiremo e tutto l'iter. Siamo relativamente tranquille solo il momento in cui il bando verrà pubblicato, perché solo allora possiamo dire finalmente il bando è pubblicato e quindi le compagnie possono vedere cosa c'è messo dentro e possono partecipare. La mia idea è un po' più complessa e trova ragion d'essere in un fidanzamento tra Trapani e Palermo. Palermo oggi, co-marketing, non co-marketing, chiamatela come volete, ma voli in arrivo in esubero, gli serve una pista. Adesso io non voglio fare, come dire, l'elemosina, chiedere l'elemosina a Palermo, però se ho un po' di soldi del ristoro ex conflitto libico come provincia, un po' di soldi ce li ho come comuni, che quest'anno non ha speso un centesimo, e io come Trapani devo ridare onore, come dire, a quello che ci è stato tolto dal commissario per il 2018, facciamoci furbi, troviamo una soluzione, perché quantomeno qualcosina in termini di flussi mi arrivino sul fine anno, quantomeno, cioè cerchiamo di contenere i danni. Sono risorse finanziarie che i comuni potrebbero utilizzare per fare dell'altro. Io mi trovo incasottato da 40 giorni a questa parte per tutte le emergenze che sto trovando su Trapani, ma rendiamoci conto che il pane e che il turismo sostanzialmente sono due cose che camminano assieme. Allora, in questa direzione, avere pronto anche un piano B, che male non fa. La Regione ha pubblicato il bando agriturismo, che prevede un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro e un contributo del 45% a fondo perduto per realizzare e migliorare agriturismo, strutture per attività di ristorazione, fattorie didattiche e vendita dei prodotti aziendali. Le domande potranno essere presentate online dal 20 settembre al 20 dicembre 2018. Vogliamo dare un'ulteriore boccata di ossigeno al comparto turistico dell'agricoltura siciliana in crescita negli ultimi anni, a incoraggiare i giovani a tornare nelle campagne e a mettere a profitto la loro creatività. Così il presidente della regione Nello Musumeci in riferimento alla pubblicazione del bando agriturismo. Parliamo adesso invece di ospedali e di ammodernamento energetico e tecnologico. L'ASP di Trapani parteciperà a un bando che prevede l'erogazione di fondi europei. Sentiamo. L'azienda sanitaria provinciale di Trapani parteciperà al bando per la concessione di finanziamenti destinati all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico dei propri ospedali. Lo ha reso noto la stessa ASP trapanese. Il commissario Giovanni Bavetta infatti ha adottato la delibera con la quale si esprime il parere di fattibilità e interesse pubblico su una proposta di partenariato pubblico-privato destinata all'efficientamento energetico degli ospedali di Trapani, Castelvetrano, Marsale e Pantelleria, con un piano economico finanziario complessivo che ammonta oltre 8 milioni di euro. Per la parte pubblica, per l'importo di 4 milioni e 250 mila euro, si prevede il finanziamento tramite l'azione del piano operativo 2014-2020 per gli enti non territoriali della Sicilia, rivolto anche alle aziende sanitarie provinciali. Il progetto di fattibilità è stato valutato dal responsabile del settore gestione tecnica dell'ASP, Francesco Costa. Si prevedono investimenti di 3 milioni e 900 mila euro per l'ospedale di Trapani, 1 milione e 200 mila euro per Castelvetrano, 593 mila per Marsale, 196 mila euro per Pantelleria per la messa a norma, oltre alla manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, elettrico, idrico e antincendio. Questa proposta di efficientamento energetico consentirà di completare e mettere a norma tutti gli impianti di climatizzazione, riscaldamento e solare dei presidi ospedalieri, a parte Mazara del Vallo che ha già questi standard, e di raggiungere così il massimo della performance energetica, quindi un maggiore rendimento con minore consumo. Prenderà il via domani il servizio di trasporto giornaliero con bus navetta che durante la stagione estiva metterà in collegamento Campobello di Mazara con Trefontana e Torretta Granitola. Il servizio è stato affidato per 2 mesi alla ditta Mozia Lines Viaggi. Verranno garantite 2 corse giornaliere di andata con capolinea in via Garibaldi alle 9 e alle 16 e 2 di ritorno con capolinea in viale Gentile alle 13 e alle 20. C'è prevista anche una fermata supplementare al Baio Florio delle Cave di Cusa. Gli utenti dovranno pagare un biglietto di 1 euro.
Giovedì prossimo in Piazza Vittoria a Trapani alle 11 in occasione di una giornata rivolta alla prevenzione e all'assistenza della popolazione interverrà il sindaco di Trapani per ricevere un ulteriore defibrillatore che il comitato di Trapani della Croce Rossa Italiana installerà sul territorio comunale. Il defibrillatore è stato acquistato nell'ambito della raccolta fondi in memoria dell'atleta Giorgio Gallo scomparso prematuramente. Veniamo adesso a Mazara, un dossier sulle periferie, sul degrado delle periferie è stato redatto dall'Istituto di Ricerca il 2000, i particolari nel servizio. Un dossier sulle condizioni delle periferie mazzaresi è stato realizzato dall'Istituto il 2000, presieduto dall'ex sindaco Nicolo Bella. I dati raccolti fanno riferimento tra l'altro alla zona di Tonarelle e Traverse nel lungomare Fata Morgana, Madonna dell'Alto, Affacciata, Via degli Archi, Bocca Arena, Contrada Gian Greco. Troppi ritardi nell'urbanizzazione e valorizzazione, si legge nella nota. Eppure Mazara ha bisogno delle sue periferie urbanizzate per realizzare una grande trasformazione strutturale. Per il presidente dell'Istituto Bella, i quartieri periferici, se urbanizzati, possono portare grandi novità per il futuro della città. Le attuali insufficienze di infrastrutture nelle nuove periferie, continua ancora la nota, contribuiscono alla frantumazione ed erosione del sistema città, determinando effetti negativi alla crescita. È tempo di mettere mano con urgenza alla pianificazione e valorizzazione delle periferie sorte negli ultimi anni. È priorità e strategia forte, richiede elaborazione intellettuale, capacità progettuale, partecipazione, coraggio e responsabilità decisionale. Occorre prendere coscienza che la comunità di popolo di periferia è società, continua Bella, cioè sistema solidale solo se unita da forte identità su una serie di valori di infrastrutture fondamentali. Il 2000 ribadisce nel dossier che il nuovo welfare e coesione sociale è doveroso e necessario se non si vuole lo sfilacciarsi delle reti connettive del sistema città Mazara. Il nuovo piano straordinario e completo di pianificazione e valorizzazione delle periferie di Mazara cambierà la società e i territori e l'economia, concluso la nota. L'organizzazione del Festino di San Vito 2018, coordinata dal professor Giovanni Sgro, rende noto che sono ancora aperte le iscrizioni per la partecipazione al corteo a quadri viventi che si terrà a Mazara del Vallo il 23 agosto. Per informazioni ed iscrizioni gli interessati potranno rivolgersi fino al 30 luglio presso i locali della Proloco. Doppio appuntamento questa settimana sulla terrazza dell'Alhambra, sempre a Mazara del Vallo, nell'ambito della rassegna estiva di incontri culturali organizzati dall'Istituto Euroarabo. Giovedì alle 21 verrà presentato il volume di Mario Foderà intitolato Io Marinaro. Si tratta di un excursus sulla Marina di Mazara. A dialogare con l'autore sarà Francesca Rizzo. L'indomani, sempre alle 21, verrà presentato invece il volume di Antonino Gancitano intitolato Talagia dell'amor profano, un romanzo storico che racconta vicende complesse di uomini e donne abitanti della Mazara medievale tra il 1357 e il 1411. A dialogare in questo caso con l'autore sarà Don Leo Di Simone. Il Comune di Mazara del Vallo rende noto che è stato emanato l'avviso pubblico e il modello di domanda per la concessione del bonus figlio per il 2018. L'importo del bonus è di 1000 euro e verrà erogato dal Dipartimento regionale per le politiche sociali tramite i comuni. Il bonus è destinato ai nuovi nati di famiglie meno abbienti. Si procederà alla redazione di due gradatorie, una per i nati dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 e l'altra per i nati dal secondo semestre. Le domande vanno presentate al Comune rispettivamente entro il 14 settembre per i nati nel primo semestre, mentre per i nati nel secondo semestre saranno due le scadenze. Per i nati dal 1 luglio al 30 settembre le domande vanno presentate entro il 12 ottobre, mentre per i nati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 le domande vanno presentate entro il 15 gennaio 2019. Infine una nota di sport, tennis. Dal 29 luglio al 2 agosto a Mazara del Vallo si svolgerà il torneo nazionale Open maschile 24esima Coppa Città di Mazara e 34esima prova del circuito Sicilia. Gli incontri si svolgeranno nei nuovi campi di Contrada Affacciata su iniziativa del locale Circolo Tennis. Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 2 set su 3 con inizio alle 9. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, arrivederci.